di meno, sono convinto che è fatto di bravo, dalla compagnia. Si concilia poco. Era importante vederci perché ci sono delle novità, poi ci sarà un riaggiornamento il 18 di 19 di questo mese. Abbiamo contattato anche il rappresentante Solano, Roberto Massa, abbiamo contattato l'associazione per cercare di portare avanti l'evento Ischia di Londra Zero, l'organizzazione dei mercati contadini. I riscontri sono stati per noi molto positivi perché ci danno una serie di garanzie e una serie di una seria assistenza e quindi pensiamo di portare avanti l'iniziativa con questa associazione di categoria in una data utile, una data utile che arriverà a fine mese. Non vi svelo tutta una serie di dettagli perché voi vedano di specificarsi meglio quello che ci vuole da qui a breve. Allora, anzi di collaborare per cercare un po' di portare anche la loro esperienza sulla nostra città. Noi ci siamo accorti nell'incontro che, come diceva lui, hanno già esperienza pluriennale nell'organizzare questo tipo di manifestazioni con l'iniziativa parlamentare. Infatti ci hanno detto che stanno prima, ci hanno detto noi vi forniamo stand, quindi non c'è necessità di far investire Campagna Amica investe su Ischia perché gli altri eventi, chi partecipa a Campagna Amica acquista lo stand che è obbligatorio. 400-500 euro per comprare un gazebo, nella nostra occasione invece li portano direttamente loro. Siamo riusciti a evitare questa cosa per gli imprenditori del nostro territorio, l'attrezzatura la portano loro. L'altra cosa che ci ha fatto piacere condividere è anche il sistema dei controlli, che noi l'ho detto la volta scorsa e ci tengo a ribadirlo, ci tengo che chi viene nel nostro mercato a chilometro zero deve avere fiducia in colui che partecipa come imprenditore agricolo all'evento. Quindi deve trovare i prodotti che vengono dalla nostra terra. E quello per chi vuole scongiurare, perché sta scongiurando Campagna Amica, perché qui vogliamo evitare noi, per chi arriva in Copanino, fa rifornimento a Napoli, poi arriva a Ischia e vende i prodotti come Ischia di chilometro zero. No, poi fanno dei controlli, partono dal ciclo aziendale, dal ciclo agricolo, dal ciclo aziendale, come si chiama, fanno dei controlli con le aziende, quello che tu stai vendendo, quello che hai prodotto e hai caricato sul tuo fascicolo aziendale. Questo ci tengo e ci teniamo perché è importante non tradire la fiducia dei turisti e dei consumatori in genere. L'altra cosa che ci teniamo a dirvi è che anche l'altra iniziativa, cioè di mettere in contatto strutture ricettive, attività di ristorazione con gli imprenditori agricoli, la stiamo portando avanti. Abbiamo avuto conferma da Celestino, dal consorzio del Comune di Sant'Angelo, ma anche da altri imprenditori che vogliono proseguire in questo solco, anzi vi dico che hanno contatto con alcuni di voi imprenditori e stanno cercando di portare parallelamente avanti anche per l'azione di scuola, cioè di
una sponsorizzazione con Coldiretti, perché voi verrete, ascolterete, se vi fa piacere, aderirete a Campagna Anita. Dopo, speriamo che li abbiamo ritenuti, almeno la prima impressione che abbiamo avuto, che sono una realtà consolidata, seria, competente, potete anche successivamente aderire a Coldiretti, ma nella prima fase noi sposiamo questa iniziativa con Campagna Vita e con Ischia di Campo. Ci danno il know-how, ci danno l'assistenza e ci permettono di fare l'evento in un certo modo e con certe garanzie che ritengo siano necessarie per l'immagine nostra come comune e vostra come